Fratelli carissimi, buona domenica a tutti. Questa domenica è veramente una domenica di gioia, di allegria, perché i nostri nomi sono scritti in cielo, dice il Signore. E questa è la vera ragione della nostra gioia, cioè che Gesù ha compiuto la Pasqua, ha compiuto la Pasqua con la nostra carne, con il nostro nome, per così dire. Cioè la sua Pasqua, la sua vittoria sulla morte ha permesso ai nostri nomi di giungere con lui in cielo. Questa è la ragione unica, prima e ultima della nostra gioia, della gioia di ogni cristiano, della gioia di un prete, di un vescovo, di un cardinale, di un papa. Della gioia di una madre di famiglia, di un padre di famiglia, di una vedova, della gioia di un giovane, di un ragazzo, di un fidanzato, di una fidanzata, di un seminarista, della gioia di qualunque persona chiamata da Dio a conoscere il suo figlio Gesù Cristo in maniera speciale per il mondo. Perché la gioia, per la certezza di avere il proprio nome scritto in cielo, è la missione. Costituisce la missione, quella gioia profonda, vi lascio la mia gioia, la vostra gioia sia piena, dice il Signore, questa gioia piena, questa gioia che nessuno può toglierci, la gioia di sapere che c'è un destino buono che ci attende, del quale già pregustiamo, come abbiamo visto ieri, le primizie. Questo costituisce la missione. Pregate il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe. Cioè c'è una messe che è del Signore, che è il mondo, dove è stato seminato Gesù Cristo, il seme, che è morto, per non restare solo, cioè per produrre molto frutto. E questa messe aspetta solo coloro i quali raccoglieranno, i mietitori, tu ed io. E che significa questo, fratelli? Significa che c'è un modo solo per mietere. Andare, poveri, come pecore in mezzo ai lupi. Cioè andare laddove nessuno può andare. Avete mai... Andare come pecore in mezzo ai lupi significa farsi sbranare. Significa lasciarci la pelle. Esattamente. Chi può andare come una pecora in mezzo a un branco di lupi? Chi può andare in ufficio così? Chi può andare a scuola così, all'università così? Chi può vivere ogni situazione come una pecora, pronta a farsi sbranare dai lupi? Chi ha vita e vita eterna dentro? Chi ha i nomi scritti nel cielo? Cioè chi ha la sua persona già inserita, già con Cristo. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio, dice San Paolo. E in un altro posto dice, Gesù Cristo ci ha risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli con Lui alla destra del Padre. Attenzione, non parla al futuro, parla di adesso. I cristiani sono coloro i quali sono stati strappati dalla morte. Graziati, abbiamo detto in questi giorni. Noi siamo quei malati guariti dagli apostoli, guariti dalla Chiesa. Dice, sanate i malati, guarite i malati e dite loro, si è avvicinato a voi il regno dei cieli. Che significa? È la nostra esperienza, fratelli, l'esperienza che noi abbiamo fatto e stiamo facendo nella Chiesa. Per cui questo Vangelo di oggi è innanzitutto rivolto a noi, cioè è una buona notizia per noi perché è quello che avviene a noi. Chi può guarire un malato? Chi conosce il malato? Chi conosce come è fatto il malato? Chi conosce la malattia del malato? Vero? Mi viene in mente un esempio, no? Cioè, chi è che può riparare, che so, una BMW, un Mercedes, una Fiat? Se la cosa è molto seria, eh?
Soltanto un concessionario, una carrozzeria, scusate, un meccanico, un'officina meccanica della Fiat, della Mercedes, della BMW, cioè meccanici specializzati. Ecco, un pochino come nei box, no? Della Formula 1. Chi è che può guarire te? Chi ti ha creato? Ah, questo significa che il Regno dei Cieli si è avvicinato a te. Perché il Regno dei Cieli è proprio questa officina dove tu entri rotto, dove il tuo cuore è incapace di amare, non si muove, dove entri paralitico, dove entri lebbroso, dove entri zoppo, dove entri cieco, dove entri sordo, dove entri muto, e accade qualcosa per cui tu riacquisti la parola, riacquisti la vista, ricominci a camminare e il tuo cuore è guarito e puoi perdonare, puoi amare, puoi aprirti alla vita. Puoi prendere i peccati degli altri. Qualcuno che può rimettere a posto la natura ferita. Questo è soltanto Dio, il creatore, il meccanico vero, quello che ha progettato e ha costruito e sa come è stata costruita quella macchina, sa come sei stato creato. Dio sa come tu sei stato creato, per questo ti può guarire. Per questo il Regno dei Cieli è vicino. Proprio perché dove nessuno può, dove i ricorsi umani, dove le strategie umane, dove i piani pastorali, dove neanche i libri di pastorale, neanche i manuali di pastorale, o di teologia, o quello che sia, possono. Dove nessuna psicologia, dove nessuna cultura, dove nessuna filosofia, nessuna politica può Dio. Allora questo vuol dire che il Regno dei Cieli è vicino a te. Il Regno dei Cieli è vicino a noi. Il Regno dei Cieli è la nostra comunità cristiana, fratelli carissimi, quello che, di cui parla la prima lettura, la nostra esperienza nella Chiesa, tratta no, dalle profezie, dalle parole di consolazione del terzo Isaia, dell'Isaia più tardivo, al popolo che era appena rientrato dall'esilio ed era in una vera depressione. Era molto triste, era tutto molto difficile ricostruire il tempio, riprendere era molto molto difficile, era ancora oppresso, cioè viveva una situazione difficile, come la tua e come la mia. Tornati, strappati dall'esilio, strappati dall'Egitto, strappati dalla schiavitù, già vivendo oggi le primizie del Regno dei Cieli, ma con la vita di tutti i giorni da affrontare. Le difficoltà, le sofferenze, i problemi, le frustrazioni, i fallimenti, le difficoltà caratteriali, le nostre debolezze, le nostre incoerenze, le difficoltà con i figli, nel matrimonio, nel condominio, dove siano. Allora, a noi che siamo così facilmente sfiduciati, che siamo così facilmente depressi, che cambiamo così facilmente di umore, bene, arrivano le stesse parole oggi del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, cioè rallegratevi con la Chiesa, rallegratevi con il Regno dei Cieli che è venuto, la Gerusalemme celeste che è scesa dal cielo. Capite? Questa Gerusalemme che era distrutta, questa Gerusalemme che era perduta, come il paradiso che tu avevi perduto, chissà, forse uscendo dalla Chiesa, forse pensando come il figlio prodigo che fuori dalla casa di tuo padre potevi raggiungere non so quale realizzazione, quale compimento della tua vita, chissà quale felicità. E ti sei trovato e ci troviamo costantemente con un pugno di mosche, tutte le volte che cerchiamo la gratificazione nella carriera, tutte le volte che cerchiamo nella nostra giustizia, piccola o grande che sia, quando litighiamo con la moglie, quando litighiamo col marito, con i genitori, quando puntiamo i piedi. E vogliamo che i genitori ci capiscano, quando vogliamo che i figli facciano quello che diciamo noi, quando vorremmo che sul lavoro vada esattamente secondo i nostri piani, che le ferie che devono essere come diciamo noi e poi non risultano mai secondo i tuoi piani, è vero? O qualsiasi cosa, ecco, allora tu che hai perduto, io che ho perduto il paradiso. L'ho perduto 10.000 volte, forse oggi, forse in questa domenica, no? Mi trovo così. Bene, a me oggi è rivolta questa parola. Rallegrati con Gerusalemme. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto, cioè che avete portato veramente questo abito nero, della sofferenza,
Sì, la mancanza, della perdita, della pienezza, della perdita, della intimità con Dio. Perdere Gerusalemme significa perdere la possibilità di vivere nel Tempio, di sacrificare, perdere la possibilità della liturgia, no? Non poter celebrare il culto. E attenzione perché questo è molto legato alla Pasqua. Ebbene, dice, rallegratevi, sfavillate. Ma pensa che parola, sfavillate. Tu puoi sfavillare di gioia con essa, con la Gerusalemme, perché Gerusalemme è stata ricostruita, più bella. Gesù Cristo è risorto, il Tempio è stato ricostruito, il vero Tempio, quello del corpo di Gesù Cristo. E oggi il corpo di Gesù Cristo, ricostruito, cioè risorto, è la nostra comunità cristiana, è la Chiesa, fratelli carissimi. E infatti per questo dice, così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni, succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Non è questa l'immagine, per esempio, del catecumenato della Chiesa primitiva, della formazione che ricevevano i catecumeni, quelli che si avvicinavano al cristianesimo e desideravano diventare cristiani. Ma questo è immagine di ogni percorso, di ogni cammino di fede serio, autentico, di ciò che avviene nelle nostre liturgie, di ciò che avviene nell'Eucaristia. A essere allattato dalle mammelle di nostra madre, la Chiesa di Gerusalemme, con il latte della misericordia, il miele dell'amore, la dolcezza dell'amore. L'amore che sperimentiamo soltanto nella Chiesa, dove siamo amati così come siamo. Io ho questa esperienza della Chiesa, fratelli carissimi, l'unico posto dove io sono stato, sono e sarò esattamente quello che sono, dove io posso essere quello che sono dopo tanti anni, tentando di manifestarmi, di presentarmi il più, nel miglior modo possibile, eccetera. No. Ho capito una cosa, che nella Chiesa io sono quello che sono, perché nella Chiesa c'è uno che mi guarda così come sono. Nella Chiesa io ho sperimentato lo sguardo di Gesù Cristo a me così come sono. Ed è sempre stato uno sguardo di misericordia, di pazienza, di tenerezza, di dolcezza, di amore, di perdono. Non ho mai sentito una parola di rifiuto, non ho mai sentito una parola di disprezzo, di giudizio. Solo amore, 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 amore. Anche quando sono stato rimproverato, anche quando sono stato redarguito, sono stato corretto attraverso i fatti, attraverso le parole, attraverso la parola di Dio, attraverso le parole di chi mi ha guidato, di chi mi guida nel cammino di fede, dei pastori, nei sacramenti, nella confessione. Io ho sperimentato e sto sperimentando e tu penso stai sperimentando cosa significa essere allattato e saziato al seno delle sue consolazioni. Cioè, nella Chiesa io non sono più solo, perché c'è qualcuno che sta con la mia solitudine, che riempie la mia solitudine, quella nella quale tu ed io ci troviamo così spesso. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. La gloria sappiamo che è la presenza di Dio, è la Shekinah di Dio, è la sua sostanza, è la sua presenza attiva, operante. Io posso succhiare e vivere questa delizia. C'è una delizia così nel mondo? Guardate che non c'è la stessa delizia neanche nel matrimonio, non c'è una delizia del genere nemmeno verso i tuoi figli, verso i tuoi genitori, non esiste. Perché è un amore più grande, è un amore che va oltre la carne, che va oltre le nevrosi, che va oltre le aspettative, che va oltre i limiti angusti della carne, nei quali tutti quanti noi abbiamo imparato a conoscere quello che è l'amore, quello che conoscono due fidanzati, quello che immaginano due fidanzati, quello che cercano di toccare, di gustare e di deliziarsi due fidanzati, ma è tutto molto relativo. È più che altro frutto della propria passione, del proprio sentimento, e che è scambiato tante volte come segno di amore per promettersi fedeltà eterna, che poi si scioglie come neve al primo sole, cioè alla prima difficoltà.
No, c'è una delizia che soltanto nella Chiesa, solo a Gerusalemme, tu puoi sperimentare, che è quella di sentirti amato così come sei e quindi curato. Perché Dio conosce, come dicevo prima, tutto di te e può andare con la mano sicura, tant'è vero che finisce così, no? Dice, voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, la mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi, in questa officina santa che è la Chiesa, la mano del Signore andrà sicura in quel punto della tua vita, in quel punto del tuo carattere, in quella schiavitù, laddove si è inceppato il tuo cuore, laddove si è inceppato il tuo sguardo, laddove si è inceppata la tua mente, laddove è entrato un virus, laddove quel carburatore si è ingolfato e tu non puoi perdonare. Lui lo può fare, lui ti può guarire, la sua mano. E quando parli di mano, parla subito della Pasqua, il braccio del Signore che ha aperto il Mar Rosso, tant'è vero che nel Salmo responsoriale, proprio così, cantiamo, no? Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo, per la Pasqua, perché il fiume si è aperto, il mare si è aperto e il popolo ha potuto passare sulla terraferma, sulla terra asciutta, mentre per tutti quello è un mare di morte, mentre per tutti un cancro è un mare insormontabile, dove si affoga per la disperazione. Si può lottare, si può cercare, dice ho vinto, ma sì, va bene tutto, ma nel fondo, per nessuno nel mondo, quando la morte è morte, quando l'altro mi dà la morte, è un mare che è impossibile superare. Per noi, Dio apre il mare e tu puoi passare, cioè puoi guarire, puoi essere liberato. Puoi tornare, puoi iniziare questo tuo esodo, perché nella Chiesa, fratelli carissimi, noi possiamo sperimentare che cosa? Proprio questo. Voi sarete, io farò scorrere verso di essa, verso la comunità cristiana, come un fiume la pace di Gesù Cristo risorto. Pace a voi, pace a voi. Io ho vinto la morte, io ho vinto il tuo peccato. Guarda, la mia carne è la tua. Ha passato quel muro insormontabile, è passato attraverso il mare. Voi sarete allattati e portati in braccio e sulle ginocchia sarete accarezzati. Quante carezze nella Chiesa, in questa Gerusalemme meravigliosa, ricostruita per noi, per te, per me, per chiunque possa riconoscere che c'è un pezzo di cielo sulla terra. Tu vuoi essere accarezzato, vero? Ma chi può veramente accarezzare un lebbroso? Chi veramente può accarezzare... Chi ti accarezza quando sei nevrotico, quando sei un disgraziato, traditore, attaccato ai soldi, pieno di ira, di rancori? Chi? Chi ti prende sulle ginocchia? Chi ti porta in braccio? Chi ti allatta? Tua moglie? Tuo marito? Tuoi genitori? Tua fidanzata? Chi? Il tuo amico? Chi? Amici per la pelle, ah sì? Manifestagli quello che tu veramente sei e vediamo come rimani solo. Vediamo, ma è così, fratelli carissimi, perché a parole, a slogan, a romanticismo, a idealismo, siamo tutti bravi, si fanno sinfonie, poemi, ma poi, poi, tutti come Romeo e Giulietta, passioni terribili che conducono alla morte, allora, nella Chiesa tu sei portato in braccio, tu sei accarezzato attraverso i fatti della tua vita, perché Dio ci forma, ci accarezza, ci plasma, ha tenerezza con noi, riempiendo ogni evento, ogni situazione della nostra vita con il suo amore, trasformando ogni nostra situazione, ogni evento della nostra vita in un passo in più nella Pasqua. Come ci accarezza? Come siamo accarezzati nella Chiesa? Lo dice San Paolo nella seconda lettura. Quanto a me non ci sia altro vanto che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. La croce, unico vanto, ciò che mi crocifigge, ciò che mi unisce a chi mi ha amato, a chi, cioè, l'unico mio vanto, l'unica mia gioia, l'unico, ciò che scrive il mio nome in cielo, è il sangue di Cristo versato sulla croce per me. Allora è lì che si unisce a me, è lì che dà la vita per me,
quando io ero un peccatore. E questo lo posso sperimentare nella Chiesa. Nella Chiesa posso sperimentare che la croce non è uno strumento di tortura, ma è un vanto. Perché? Perché è lì dove io sono stato salvato. Lì dove Dio, nel suo figlio, si è fatto un obbrobrio per farsi come me e per togliere l'obbrobrio, la vergogna dalla mia vita, per ridarmi la dignità che avevo perduto, per farmi rientrare nel paradiso dal quale ero stato scacciato. Allora, certo che quella porta, quella croce è una porta santa di quest'anno di misericordia, la porta stretta che è un vanto. Per me non c'è altro, voglio essere crocifisso con lui. Perché? Perché non è la circoncisione o non circoncisione, non è un'appartenenza giuridica alla Chiesa, un essere catechista, lettore, non so che, o prete. Non è quello, è essere creatura nuova. Qui è il cuore di tutta la parola di oggi. Essere creatura nuova, cioè la creatura che già vive nel cielo, che ha dentro vita e vita eterna. Per questo, ogni passo di un cristiano è il passo della vita eterna, è il regno dei cieli che si fa presente laddove arriva quel cristiano. Vive nella comunità, si nutre nella comunità, ascolta le parole nella comunità, è mandato dalla comunità nel mondo, nella vita quotidiana, e poi torna alla comunità, le nostre liturgie, domenicali, l'Eucarestia, bellissimo, l'Eucarestia, andate, la messa è finita, cioè andate in missione. Avete ricevuto, vi siete uniti a Cristo, siete stati accarezzati, ma questo non solo ovviamente nell'Eucaristia, cioè è tutto il tempo che noi, è la nostra vita nella Chiesa, è la nostra appartenenza vera, vera, autentica, grazie al sangue di Cristo che ci ha comprati a caro prezzo. Allora possiamo andare, come? Nella povertà, come agnelli in mezzo ai lupi, perché abbiamo dentro vita e vita eterna. Quello che salva il mondo è la vita eterna che hai tu dentro, cioè Cristo in te. Cristo che prende il peccato del lupo che ti viene incontro. Forse il lupo è tuo marito, innanzitutto. Forse il lupo è tua moglie. Forse il lupo è tuo figlio. Forse il lupo è tua suocera, il tuo genero, o forse il collega di lavoro, il vicino di casa, non lo so. La tua fidanzata, il tuo fidanzato, quando vorrebbe approfittarsi di te. È un lupo. Come possiamo salvare chi c'è accanto? Perché i salvati non possono fare altro che salvare. Che vivere per salvare. Non è possibile. Quello è un segno, è un segno che non si può, inconfondibile. Un segno distintivo. Chi è stato salvato vive per salvare gli altri. Ma non nevroticamente. Non come un pazzo che deve fare sue le persone. Un prete che deve legare a sé le persone. Una madre che deve legare a sé suo figlio. Religiosamente parlando. Deve far... No! Perché vedete che nelle parole di oggi del Signore c'è la libertà. Tu vai, la tua vita si impone come si impone agli occhi delle persone, agli occhi di chi ti è accanto, come la verità. Perché? Perché è il cielo, perché è quello che tutti desiderano. Tu sei accarezzato, sei portato in braccio, stai sulle ginocchia di tua mamma, cioè tu hai trovato tutto, sei un bambino come un bimbo divezzato in braccio a sua madre, dice il Salmo, non ho più pretese, il mio cuore non ha più pretese, io sono come un bimbo divezzato in braccio a mia madre, veramente, cioè, sei nella pace, hai bevuto il latte, no? Hai appena bevuto il latte, hai visto i bambini che appena bevono il latte, plof, dormono, ecco, questo è un cristiano. Il suo nome è scritto in cielo, terremoti, crisi finanziarie, guerre, terrorismo, tutto gli fa male, soffre perché vede soffrire l'umanità, perché vede soffrire i suoi fratelli, quelli per i quali Cristo ha dato il suo sangue, ma tutto questo non gli toglie la pace, no, non gli toglie la pace, non gli toglie la pace una malattia, non gli toglie la pace neanche la morte di un figlio, dico una cosa grossa, ma è così. Neanche la propria morte vicina. No, è come un bimbo divezzato in braccio a sua madre. E il suo nome è già scritto in cielo. Tutto ciò che uccide l'uomo vecchio, tutto ciò che mi parla di sofferenza, di catene, di morte, di problemi, mi sta dicendo che il cielo è più vicino. Perché mi sta guarendo. Attraverso la croce, mio padre, il mio creatore, questo meccanico santo, sta mettendo a posto la mia macchina, la mia persona, perché possa entrare nel cielo. Questa opera di Dio
costituisce la missione. Questo sperimentare giorno dopo giorno che la mia vita è già in cielo e che Dio mi sta facendo atto, sta facendo la mia carne apta al cielo, per cui la mia missione è portare la carne dove già è il mio capo, la mia testa, il mio sposo, portare il corpo della sposa, la carne della sposa in cielo. E mentre io porto questa carne insieme al popolo di Dio, insieme ai miei fratelli, trascino con me tutta questa generazione, trascino con me il mondo. Perché? Perché dove arriva? Arriva la comunione di due in due. Abbiamo visto molte volte Adamo ed Eva, come i tanti fratelli che appaiono nel Vangelo, nelle parabole del Signore, che sono sempre in lotta tra loro. La comunione dei due, una sola carne, dei due un popolo solo, due in uno. Le due nature di Cristo che si danno nei cristiani e che i cristiani possono venire in comunione. Io posso andare con una persona che non sopporto in missione, per dire, ho fatto esperienza, di questa cosa ho fatto esperienza. Più di una volta, è stato stupendo, proprio viverlo così alla lettera, è stato stupendo, perché Cristo lo senti così vicino, si fa tuo cuscino, si fa tuo cibo, anche se non hai da mangiare, anche se devi dormire fuori, perché ti rifiutano. È stato bellissimo, fratelli, ma questa è la vita di tutti i giorni. Perché? Perché è Cristo. Tu non hai borsa, non hai denaro, non hai nulla, solo hai la pace di Cristo, solo hai quello che ricevi nella comunità. Il latte ti ha saziato, la misericordia, sei divezzato, puoi andare in pace a dare la pace. La pace è tua, è quella di Cristo, è dentro di te, è nei tuoi occhi, nei tuoi sguardi, nelle tue parole. Come un agnello puoi offrire la tua vita. Se l'altro non la desidera, sei libero. Se tuo figlio non ti vuole ascoltare, se tuo figlio... Tu puoi fare una cosa, prendere il suo peccato, prendere il suo rifiuto, ma scuotere i sandali. Cioè dire, io con te non faccio alleanza, io non voglio che nemmeno la polvere di questa città, cioè io non voglio che nemmeno la polvere che ti appartiene abbia qualcosa in comune con me. Cioè io non mi alleo con te, io non faccio alleanza con il tuo peccato. Questo lo può dire un marito alla moglie, una moglie al marito, ai figli. Certamente questo è amore, amore vero, tu mi dai la pace. Cioè più di questo, più di un agnello che si fa mangiare dal lupo, più dell'annuncio del Vangelo, cioè della buona notizia, più della stoltezza della predicazione con la quale Dio ha voluto salvare il mondo, non c'è nient'altro. Non c'è niente che può salvare tuo figlio, guarda, non c'è nessuna comunità terapeutica se è drogato, non c'è niente. C'è l'annuncio del Vangelo nella Chiesa, nei suoi ministri, nei suoi catechisti e in te. Questo, in me. Se questo è rifiutato, c'è solo una salvezza per tuo figlio. Per tua figlia, per le persone che stanno accanto a te, se ti rifiutano, che tu gli scuoti i sandali, cioè che tu sei libero, che tu non esigi, che tu non gli imponi nulla, che tu offri, come un agnello si offre ai suoi tosatori, a un lupo, come Gesù Cristo, anzi, Gesù Cristo in te. Questo è quello che ha salvato me e te quando abbiamo rifiutato Cristo, vero? Sì, questo è quello, il suo sangue è arrivato a me, proprio mentre io lo rifiutavo. Dice, in quel giorno Sodoma sarà trattata meglio. Sodoma era quella... Il peccato di Sodoma non era la sodomia. Il peccato... Cioè, quello era un peccato che determinava la vita interna della città. Ma il vero peccato di Sodoma era il rifiutare gli stranieri. Il non poter sopportare gli stranieri. Li accettavano, avevano delle misure. Se non rientrava... Se chi veniva da fuori, il forestiero, non aveva le stesse misure di un tavolino che era stato fatto con la misura media di un abitante di Sodoma, ve ne tagliavano le gambe, gli tagliavano le braccia. Davvero così, come sta dicendo, questi sono i documenti. Ah, interessantissimo. Questo è il vero peccato. Rifiutare la grazia, perché rifiutare il Vangelo, perché? Perché non passa per la tua testa, perché non passa per le tue misure, quella misura con cui misurate sarete misurati. Quante volte è successo a noi questo? Ebbene, nel giudizio, il mio uomo vecchio è stato giudicato peggio di Sodoma, che è stata distrutta, bruciata, vero? Bene, arriva la Chiesa, fratelli, arriva la Chiesa a me, a te, anche questa domenica, e siamo abbracciati e coinvolti da questa parola, dal mistero pasquale di Cristo, siamo accarezzati, presi sulle ginocchia, amati, allattati, e possiamo andare nella nostra vita, ormai sazi del suo amore, con i nostri nomi scritti in cielo,
alle 72, come le 70 nazioni che riporta capitolo 10 della Genesi dopo il diluvio, le nazioni pagane. Possiamo andare in tutti i posti di questo mondo insieme ai nostri fratelli, di due in due, cioè nella comunione, sapendo che Dio ha distrutto ogni barriera che ci separava dai fratelli, facendo presente il cielo nell'amore che si dà tra i fratelli della comunità cristiana. Guardate come si amano, dicevano, no? I primi cristiani, l'amore e l'unità tra i cristiani, che sono per il segno attraverso il quale le nazioni, le 70 nazioni di questo mondo, potranno riconoscere Dio, potranno convertirsi, potranno credere che Dio ha mandato il suo figlio nei suoi cristiani, nei suoi fratelli più piccoli. Allora coraggio, perché c'è questa meraviglia che ci attende, una vita stupenda, una vita in missione, cioè vivendo da cristiani, facendo quest'esodo attraverso il mondo, insieme a Gesù Cristo, insieme ai nostri fratelli, nutriti nella Chiesa, saziati nella Chiesa, amati nella Chiesa, perdonati nella Chiesa, per far presente nel mondo la misericordia di cui parla Papa Francesco, queste viscere materne di misericordia che attendono ogni uomo, attendono tutti, per curare i malati, per entrare nella vita e mangiare quello che ci mettono davanti, qualsiasi cosa, il loro veleno, i loro odi, i loro rancori, tutto quello che ci mettono davanti. Quando vai a trovare una persona, forse tuo figlio ti metterà davanti da mangiare cose orribili, cose che tu non puoi sopportare, le mangerai. A me, se mi mettessero davanti le zucchine, l'esse per me sarebbe veramente un dramma. Eppure, le mangi. Come mangi quella cosa acida, che è il carattere della persona che sta accanto a te e alla quale il Signore ti invia. Ma se hai vita, è vita eterna, puoi mangiare, e anzi, quella cosa che non ti piace diventerà dolcissima, gustosissima al tuo palato. Perché? Perché ti stai donando, perché stai prendendo su di te quello che è familiare, intimo a quella casa nella quale il Signore ti ha mandato. Per questo non si tratta di fare cose affettive, passare di qua, di là, salutare, fare cose... No. Non si tratta di questo, non si tratta assolutamente di fare come le farfalle, di fiore in fiore. No, non si tratta di esodo, di esiti, di un pallottoliere, quanti ne ho convertiti. No, si tratta di stare nella casa, nella famiglia, nella vita intima delle persone alle quali ti manda. Come? Amando, prendendo quello che loro hanno. Come ha fatto Cristo, come tu vivi nella Chiesa. È esattamente la stessa cosa. Cristo, nelle liturgie, prende quello che noi gli mettiamo davanti. Nel banchetto eucaristico, Cristo prende il pane della fretta, il vino, e lo trasforma nel suo corpo e nel suo sangue. Cioè quello che, dice, frutto della terra e lavoro dell'uomo, cioè quello che noi produciamo, i nostri peccati, le nostre debolezze, le nostre incongruenze, quello lo prende, lo mangia e ci dà in cambio la sua vita. Lui mangia l'Egitto per darci la terra promessa, e nel suo corpo questo esodo, questo deserto che ci attende, dove noi possiamo vivere con la certezza di avere i nostri nomi scritti in cielo. Buona domenica.